in quanto le motivazioni che stanno alla base di questo sciopero sono quelle di avere da un lato ammortizzatori sociali che sono, come dire, in linea con quelle che sono le aspettative della crisi che stiamo affrontando. Dico un dato che è un dato eclatante: dall'inizio dell'anno in Italia ci sono 200 milioni di ore di cassa integrazione che sono state fatte, di cui 3 milioni e mezzo in provincia di Modena. Dall'altra parte abbiamo bisogno di avere sicurezza sul lavoro. Nella giornata di ieri abbiamo avuto altri due morti sul lavoro, uno all'Ilva di Taranto e quell'altro lavoratore morto attraverso la stamperia del resto del Carlino di Bologna. E questo ci dice che la drammaticità della situazione di questo paese. E quindi la Fin Fiamme Win unitariamente oggi hanno voluto dare un segnale contestualmente all'iniziativa che stanno facendo a Napoli per la vertenza Whirlpool, che fortunatamente questa ci ha dato qualche notizia positiva, visto che ieri è notizia di ieri che di fronte alla grande battaglia dei lavoratori di Whirlpool, a cui noi diamo un grossissimo applauso, perché penso che noi dobbiamo vedere con molta attenzione quella vertenza. Ieri la Whirlpool ha fatto un passo indietro dicendo che bloccherà la cessione dello stabilimento, e quindi si comincia a trattare, senza avere la spada di Damocle sulla testa, dei licenziamenti. Ecco, questo in estrema sintesi sono le motivazioni per cui noi, come Fin Fiamme Win, oggi abbiamo deciso di fare queste due ore. Vedete che qui con me ho il nostro segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, a cui lascerò subito la parola, perché chi meglio di lui può spiegarci la situazione che oggi viviamo in questo paese. Grazie a te la parola, Maurizio. Sì, buongiorno a tutti e a tutte, grazie anche dell'invito della categoria che oggi ha deciso di fare questo sciopero, che avviene in un momento, diciamo così, molto delicato. Basta che pensate alle notizie di queste ore in senso generale, no? Da un lato c'è l'annuncio che potrà esserci un accordo nel settore dell'auto tra FCA e Peugeot, dall'altro, come avete sentito, c'è l'annuncio che Lufthansa potrebbe entrare dentro ad Alitalia, dall'altra parte, come veniva ricordato, c'è uno sciopero generale perché una multinazionale grande come Whirlpool voleva andarsene. Dall'altra parte c'è stato ieri un incontro al Ministero perché Conad ha comprato Auchan, ma sembra che ci siano più di 3.000 esuberi, con chiusure anche di stabilimenti. E dall'altra parte, come veniva ricordato, siamo in presenza del fatto che aumenta la cassa integrazione, le forme di lavoro precario non sono diminuite purtroppo, anzi, da un certo punto di vista, se guardi i dati, sul piano formale si dice che ci sono più occupati, ma se poi vai a vedere quante ore queste persone lavorano, siamo a 1 miliardo di ore di lavoro in meno, è aumentato il part-time, come si dice, involontario in tanti settori, e dall'altra parte continuano a esistere tante forme di appalto, di subappalto, di finti appalti, di finte cooperative. Pensate ad esempio anche a tutta la battaglia che avete avuto voi qui a Modena, che è ancora aperta, che dava un significato di come molte volte le imprese si erano organizzate. Pensate a tutta la vicenda di Talpizze, per non parlare di altre cose. Questo quadro per dire che siamo in un momento, in una fase, come vedete, di grande cambiamento, dove però contano molto anche le cose che fai, nel senso che scelte di politica industriale fai, che scelte di investimenti fai, perché se la guardi da un certo punto di vista, e credo voi lo potete vedere, le imprese vanno bene o vanno male a seconda anche delle scelte che vengono fatte. Se fai gli investimenti, se innovi, se ti poni il problema di investire anche sul lavoro, oppure invece se pensi di competere sulla riduzione dei costi, sulla riduzione dei diritti. E in questo quadro sicuramente c'è un problema che riguarda anche che tipo di politiche economiche e sociali fai e quello che è stato fatto e come si determinano queste situazioni. In questo quadro, in questo contesto, sicuramente questi sono stati anni, come sapete meglio di me, molto difficili per chi come noi per vivere ha bisogno di lavorare, perché è aumentata la precarietà, perché hanno fatto leggi sbagliate,
perché da un certo punto di vista c'è stato un blocco anche degli investimenti. Do solo un dato: dal 2008 al 2018 nel nostro paese, se guardiamo il versante investimenti, c'è stato un calo del 30% degli investimenti pubblici, che detto così può apparire poco, se la metti sul piano dei costi sono 100 miliardi in meno che tu hai investito, solo se la vediamo sul versante pubblico. Se questo aggiungiamo che in realtà anche sul versante industriale non tutti gli imprenditori hanno reinvestito quello che al limite hanno guadagnato, oppure non hanno reinvestito anche gli aiuti pubblici che sono stati dati. Non a caso sei anche di fronte al fatto che in molti casi uno dei problemi del nostro paese è anche il ritardo che c'è sul terreno della ricerca, dello sviluppo, dell'innovazione. Pensiamo anche a tutto il settore dell'auto. Al ritardo da un certo punto di vista che si sta registrando, con le conseguenze che sostanzialmente questo può determinare. Allora, da un certo punto di vista, il nostro problema e la nostra azione oggi è quella di rimettere al centro il lavoro e la qualità del lavoro, sia sul versante di chiedere che si riprenda a fare investimenti in modo molto serio e che si facciano anche politiche pubbliche industriali che siano in grado di sostenere un rilancio della nostra produzione. E in più, se ci riflettete un attimo, oggi siamo in una fase di cambiamento e di passaggio. L'esempio del settore dell'auto o della produzione è molto esplicito, perché se ci pensate il problema è come innovi le produzioni e che tipo di innovazioni in un qualche modo metti in campo. No, se ci pensate il futuro è l'auto elettrica, il futuro è addirittura mezzi che si muovono senza essere bisogno di essere guidati. Se pensate in senso generale, uno dei temi che sta venendo avanti è proprio cosa produci, come lo produci, con quale sostenibilità ambientale questo si determina. E questo non è un tema che non c'entra con il lavoro che tu puoi fare, con le politiche che devi fare, perché da un certo punto di vista il progettare, il pensare a un sistema, un modello di sviluppo che non inquini, che sia rispettoso dell'ambiente, che sia rispettoso anche delle persone che lavorano, è un nuovo orizzonte, ma vuol dire cambiare il modo di progettare, vuol dire cambiare le politiche economiche, vuol dire rimettere al centro della discussione politica e sociale la qualità della vita e la qualità delle persone. Mentre se ci ragioniamo un attimo, il problema che è passato anche sul piano culturale è stato proprio una svalorizzazione del lavoro e un'idea che lasciare fare al mercato avrebbe risolto tutti i problemi di questo mondo. Non è un caso che noi siamo di fronte ad un impoverimento del lavoro, un aumento della precarietà, e in molti casi siamo di fronte al fatto anche di una riduzione dei diritti che è avvenuta, con diritti che sono stati messi in discussione, con leggi sbagliate e con un aumento della competizione a volte tra le persone che per vivere hanno bisogno di lavorare, perché questo è l'altro elemento che abbiamo. E come veniva ricordato, siamo anche di fronte al fatto che si continua a morire come si moriva 50 anni fa nel mondo del lavoro. Non è che siccome ci sono meno ore di lavoro sono calati gli infortuni, sono calate le malattie professionali o sono calate le morti sul lavoro. No, è successo esattamente l'opposto, purtroppo. Solo i numeri, se ci pensiamo, sono drammatici, stiamo parlando quasi di una strage. Se uno prende i dati degli ultimi 12 anni nel nostro paese, mettendoci dentro tutti, anche quelli che a volte nelle statistiche non contano, anche quelli che al limite sono morti mentre andavano al lavoro o mentre tornavano a casa dal lavoro, perché anche quelli sono morti sul lavoro, in realtà stiamo parlando nel nostro paese di circa 17.000 persone che in 12 anni sono morte. Se uno la guarda da questo punto di vista, stiamo parlando di una strage, non di una sfortuna. E la battaglia che noi vogliamo fare, il problema che noi vogliamo riproporre è che deve tornare al centro della discussione politica e sociale di questo paese la qualità del lavoro, la cultura del lavoro e la necessità di investire per rimettere al centro le persone che per vivere hanno bisogno di lavorare. Questa è un'operazione, mi permetto di dire, sia se la ragioniamo sul piano culturale sia sul piano politico e sociale, perché vuol dire allora fare delle politiche che vanno in una certa direzione e vuol dire mettere in discussione anche le politiche sbagliate che in questi anni sono state fatte. Se la ragioniamo sia sul terreno, tra un pochino caccio via il telefono, vi chiedo scusa, ma non avendolo staccato,
sia da un certo punto di vista rimettendo al centro della discussione anche scelte nuove che debbono essere affrontate. E in questo senso, lo dico in modo molto chiaro, mettere al centro oggi la politica industriale e la necessità di ripartire con gli investimenti, questo significa parlare col governo, ma significa parlare anche col sistema delle imprese. Sicuramente c'è bisogno oggi, se vuoi creare lavoro, di avere anche un'idea di sistema e di ricostruire un sistema che sia in grado di affrontare queste questioni. Vuol dire in questo senso che non può continuare una logica di dare incentivi a pioggia alle imprese fuori da un'idea di politica industriale, di scelta che vuoi fare, e dall'altra parte significa anche dare un'idea che metta assieme i governi con le istituzioni locali, con le imprese, con l'università, e da un certo punto di vista questo è uno degli elementi di cambiamento che noi vogliamo che venga realizzato. Le proposte che stiamo avanzando e che vogliamo in un qualche modo mettere in campo vogliono affrontare sostanzialmente questo tema. Vuol dire che il governo deve cominciare ad indicare una strategia di sviluppo e di politica industriale, anche con un intervento in alcuni casi dentro all'economia che viene realizzata, e quindi anche con un ruolo di indirizzo delle politiche economiche e sociali, perché ripartire con gli investimenti vuol dire sia ragionare sulle grandi infrastrutture, vuol dire ragionare su strade, autostrade, ferrovie, ma vuol dire anche la manutenzione del territorio, vuol dire anche estendere le tecnologie e combattere le diseguaglianze che si sono determinate, ma vuol dire anche investire sulle infrastrutture sociali, sulle scuole, sugli ospedali, sugli asili, su un diritto di estensione che deve essere dato anche di diritto alla formazione, di diritto allo studio. E per fare questo serve una politica generale che sia in grado di indicare una prospettiva e di indicare anche quelli che sono oggi i settori strategici su cui essere in grado di agire. La dico molto banalmente: se è vero, come è vero, che oggi il problema della sostenibilità ambientale delle produzioni e della vita è l'orizzonte su cui dobbiamo agire, provate a rifletterci, cambiare i prodotti e progettare prodotti che siano sostenibili e progettare prodotti che fin dal momento in cui lo pensi hanno una sua circolarità, perché ragioni già anche come recuperarli, come riciclarli, perché non inquinino e che utilità hanno, vuol dire cambiare radicalmente il sistema, vuol dire da un certo punto di vista, se lo guardiamo dal punto di vista dei lavoratori del sindacato, che il nostro ruolo che dobbiamo rivendicare non è semplicemente cosa importante, chiedere più soldi perché i salari sono bassi o chiedere di lavorare meno per distribuire il lavoro, cose che vanno fatte, ma da un certo punto di vista il punto di fondo è rivendicare oggi che le persone che lavorano con la loro intelligenza abbiano il diritto di poter partecipare nella fase di progettazione di questi nuovi prodotti e di un nuovo sistema. Parlare di qualità del lavoro vuol dire che devi investire. Se mi chiedi di usare la mia intelligenza, non puoi pagarmi poco, considerarmi precario, ricattarmi nelle condizioni che fai. Non so se è chiaro come concetto. E da un certo punto di vista questo non è semplicemente rivendicare che chi lavora deve avere più diritti, ma è una cosa in più, è rivendicare che chi lavora possa essere una persona che utilizza la sua intelligenza anche per poter discutere di quello che fa, di come lo fa, e da un certo punto di vista di combattere la precarietà a partire dalla libertà nel lavoro. Ma allora vuol dire che tutti si debbono porre il problema che chi lavora non può essere come adesso povero, non può essere adesso nella condizione di ricatto, vuol dire cioè costruire anche un sistema di relazioni diverso da quello che si è determinato e combattere anche quella competizione, quella precarietà, e allora vuol dire cambiare anche le leggi sbagliate che in questi anni sono state fatte, che hanno esteso questi elementi e che in un qualche modo affrontano una situazione di questo genere. Lo dico per fare un esempio molto banale. Se voi ci pensate un attimo, provate a vedere, è così ormai anche dentro alle aziende metalmeccaniche, ma è così in senso generale in qualsiasi settore. Tu vai in un ospedale, vai in un centro commerciale, vai in un'azienda dei trasporti, vai in una scuola, vai dove ti pare, vai in qualsiasi settore. Qual è la cosa che sta succedendo oggi e che è avvenuta
sia sul piano culturale, perché qualcuno ha teorizzato che questa era la novità, questa era la modernità, sia per le leggi sbagliate che sono state fatte. Una cosa che per noi deve essere contrastata sempre, e cioè quello che oggi sta succedendo è che le persone, pur facendo lo stesso lavoro, non hanno gli stessi diritti e non hanno le stesse tutele, e sono messi in competizione una contro l'altra anche dentro i luoghi di lavoro. Provate a pensare ai sistemi di appalto, di subappalto, di finto appalto o di finte cooperative. Cosa si sta determinando? Non è questo l'elemento che in un qualche modo sta venendo avanti? Al punto che molto spesso ognuno di noi ha paura non di quello che lo sfrutta, ma ha paura di quello che è di fianco a lui, perché ha paura che gli possa togliere qualcosa, capite? Noi questa cosa la dobbiamo contrastare. Abbiamo bisogno di ricostruire un'unità sociale del mondo del lavoro e un'unità dei diritti delle persone che lavorano. Se c'è una funzione sindacale che con forza noi dobbiamo combattere, è che la funzione del sindacato è impedire che chi lavora debba competere con qualcun altro uguale a lui per poter lavorare. Quando succede questa cosa vuol dire che c'è qualcuno che su questa competizione ci guadagnerà, perché ci mette uno contro l'altro, e questo è uno degli elementi da affrontare. Io non sto dicendo che è semplice, che è facile, ma bisogna capire cosa sta succedendo. E questo cosa c'entra col fare si opera con le politiche industriali? C'entra, perché allora vuol dire che bisogna cambiare le leggi sbagliate. Non è un caso che la CGIL ha depositato in Parlamento una proposta di nuovo statuto dei diritti dei lavoratori. Il prossimo anno sono 50 anni dal 1970. Se uno ci ragiona, lo statuto dei lavoratori è stato messo in discussione, l'articolo 18 non ce l'hanno tutti, l'hanno cambiato. Ma quello che noi oggi diciamo è che non bisogna tornare semplicemente al 1970. La nostra proposta è quella che oggi c'è bisogno di un nuovo statuto dei diritti dei lavoratori che vogliamo conquistare. Il principio nuovo deve essere che i diritti non debbono essere legati al rapporto di lavoro che ho. In passato, perché quello era, la conquista importante che è stata fatta è stata quella di dire che chi era con contratto a tempo indeterminato con più di 15 dipendenti aveva dei diritti. Noi oggi dobbiamo affermare uno statuto dei diritti che dice che i diritti non sono legati al rapporto di lavoro che hai, ma sono in capo alla persona. Qualsiasi persona che lavora con qualsiasi rapporto di lavoro, fosse anche una partita IVA, così la dico chiara, deve avere gli stessi diritti e deve avere le stesse tutele, in modo che non ci sia qualcuno che può scegliere con quale forma ti prendo perché c'hai più diritti o c'hai meno diritti. Non so se è chiaro come concetto. E vuol dire, da questo punto di vista, mi permetto di dirlo, anche indicare tra gli imprenditori che deve prevalere anche tra gli imprenditori quelli che seriamente fanno gli imprenditori, che non stanno a guardare queste cose ma investono sulle persone, e che la competizione non la fai legando alla riduzione dei diritti. Per questo oggi è necessario rilanciare con forza una politica industriale che vada in questa direzione e che sia in grado di affermare queste cose. E da un certo punto di vista la nostra battaglia è proprio una battaglia per riaprire anche culturalmente nel nostro paese l'idea di una centralità del lavoro, dei diritti e della qualità del lavoro che viene realizzato. E in questo senso, siccome tra l'altro nei prossimi giorni la categoria dei metalmeccanici unitariamente, credo martedì 5, iniziano proprio le trattative per il rinnovo dei contratti, ecco, un'altra cosa che noi affermiamo è questa. Guardate che in questi anni quello che è avvenuto è che addirittura sono aumentati i contratti pirata. Io non so se a voi è capitato, a me è capitato di incontrare e di capire che cosa vuol dire. Depositati al CNEL a Roma sono 800 i contratti nazionali in linea teorica in Italia, perché siccome non c'è una legge che dice quando è valido un contratto per tutti, soggetti privati, a prescindere da chi rappresentano, se si mettono d'accordo e fanno un contratto può avere una validità. E di quelli firmati da CGIL e CISL e UIL, quindi da sindacati, ognuno può avere l'idea che vuole, ma che hanno un elemento di rappresentanza diffusa, su quegli 800 sono 200. Io vi faccio, a me è capitato, adesso girando un po', entro in un autogrill, quello che mi fa il caffè era un nostro iscritto, tra l'altro facendo le chiacchiere, mi spiega che l'autogrill dall'altra parte dell'autostrada, che era stato comprato da loro, a quei lavoratori lì non gli vengono applicati i suoi stessi diritti, perché di là è stato applicato, siccome è stata una fusione, quando hanno cambiato, quelli là gli hanno applicato un contratto pirata, per cui le stesse persone dell'altra parte dell'autostrada non avevano gli stessi diritti suoi in termini di orario, e a volte hai differenza del 20-30% delle paghe, dei diritti, delle condizioni che si determinano. E qui c'è un punto: siccome si è aperta nel nostro paese una discussione sul salario minimo,
E noi quello che stiamo dicendo, no? Perché tante volte dicono: ah, ma voi siete contro il salario minimo. No, se devo essere proprio sincero, io sono per il salario massimo più che per il salario minimo, ma no, e quindi per aumentare i salari. Però se ci pensate, c'è un punto che va affrontato: si vuole cancellare i contratti pirata e ridare una dignità al lavoro? Allora serve una legislazione che dice che valgono quei contratti che sono firmati da soggetti che sono rappresentativi. E per misurare la rappresentatività noi abbiamo fatto un accordo che è stato firmato col Ministro del Lavoro, con l'INPS, con la Confindustria, con la Confapi, che dice che siamo pronti a farci misurare. Ognuno deve essere misurato per quanti iscritti ha, per quanti voti prende, le imprese come noi, e dire che una volta che fai un contratto arriva ad avere una validità erga omnes, proprio perché è firmato da tutti. Erga omnes vuol dire che ha una validità di legge, vuol dire che a quel punto lì non c'è qualcuno che fa un contratto privato separato e dice che lo applica. Ce la vogliamo dire in italiano? Se si fa una legge di quel genere lì, anche ciò che è successo a suo tempo alla Fiat non avrebbe più possibilità di esistere, perché se c'è una legge che dice che i contratti collettivi una volta fatti hanno un valore di legge, non c'è qualcuno che si sveglia la mattina e dice che può uscire di qui, può uscire di là, può uscire dove vuole, ma il contratto lo devi applicare. Non so se è chiaro come concetto. E da un certo punto di vista oggi riaffermare nel nostro paese, tanto più nei cambiamenti e in Europa, una centralità dei contratti nazionali è un elemento che ha una sua forza. Quindi la battaglia, e lo dico perché da qui alla fine del prossimo anno, tra lavoratori pubblici e lavoratori privati in Italia sono circa 13 milioni le persone che si troveranno a discutere col rinnovo dei contratti. E coi problemi che ci sono, noi abbiamo un problema sia salariale, ma abbiamo un problema anche di diritti e normativi se vogliamo affrontare questa situazione, che debbono essere affermati, tanto più in un'idea di qualità del lavoro. E noi tra l'altro, nel confronto con il governo che oggi è aperto e abbiamo chiesto di riaprirlo, stiamo chiedendo anche una cosa a proposito del rinnovo dei contratti. Stiamo chiedendo che venga fatto un provvedimento che dica che si sperimenta per la prima volta che anche nei contratti nazionali di lavoro gli aumenti che vengono dati abbiano un trattamento fiscale di favore. Si paghino meno tasse sull'aumento che ti viene dato nel contratto. Così come in alcuni casi è avvenuto per la contrattazione aziendale, chiediamo che la stessa cosa venga fatta anche per i contratti nazionali di lavoro, che è un modo per aumentare il salario in busta paga dei lavoratori e farlo costare anche meno alle stesse imprese, che ti possono dare una stessa quantità e il netto aumenta rispetto a quelle che sono altre cose. E questo è un tema oggi che noi vogliamo discutere e che vogliamo affrontare. Quindi, come vi ho detto, in questo contesto c'è un elemento di rilancio dell'azione contrattuale e c'è un elemento anche di confronto col governo. Lo dico perché sulle questioni della salute e della sicurezza noi abbiamo aperto un tavolo di trattativa sia col Ministro del Lavoro che col Ministro della Salute e stiamo chiedendo quattro cose molto precise. La prima, che si assumano almeno 1500 ispettori del lavoro nel nostro paese. Perché un primo problema, se vuoi garantire la sicurezza, è anche che ci siano persone che controllano se vengono applicate o no queste norme, perché altrimenti se tu fai le norme poi non hai chi le va a applicare, tranquillamente se le aziende sanno che tanto non gli succede nulla, hai quelli seri e quelli che invece fanno i furbi. E questo è un primo punto. Secondo punto, stiamo dicendo che bisogna investire in modo che il diritto alla formazione diventi un diritto garantito a tutte le forme di lavoro, perché se tu vai a vedere come sono gli infortuni e come si muore sul lavoro, si muore come si muoveva 50 anni fa, con i carichi dall'alto, con altre cose, e dall'altra parte se vai a vedere quelli che purtroppo hanno avuto infortuni o che hanno cose, in molti casi scopri che sono lavoratori precari, lavoratori di ditte in appalto, gente che la formazione è stata fatta, che è stata ricattata e che deve essere affrontata. E quindi c'è un problema di formazione che va fatto non solo ai lavoratori dipendenti. Noi gli stiamo dicendo che la formazione va fatta in un paese anche di tante piccole e medie imprese, anche agli imprenditori. E in più stiamo dicendo un'altra cosa: siccome molto spesso questo avviene in appalto, subappalto e sottappalto, vi faccio un esempio molto concreto, noi stiamo dicendo che così come esiste la patente a punti per chi guida, ci deve essere una patente a punti anche per le imprese, perché se la mia impresa è un'impresa dove degli infortuni ce ne sono tanti e non la miglioro, deve essere un elemento di punteggio che ti porta anche a non essere in grado di partecipare all'appalto e a lavorare. Non so se è chiaro come concetto, perché introduce un elemento di qualità.
e dove da questo punto la sicurezza e la salute non sono un costo ma sono un investimento. Più hai più sicurezza e più salute e più puoi lavorare da un certo punto di vista, più crei danni e meno lavori e meno in un qualche modo puoi anche partecipare, a proposito di cultura che devi mettere in campo. E questi sono risultati che noi dobbiamo ottenere. Finisco per non tediarvi troppo. Rispetto al confronto che ha aperto anche con questo nuovo governo, che ha fatto una legge di stabilità, una cosa nuova che è avvenuta è stata che CGIL e CISL e UIL, a diversità delle altre volte, sono stati convocati e il governo, prima di fare questa legge di stabilità, ha chiesto cosa chiedevamo noi, e noi abbiamo illustrato la piattaforma che in questi mesi abbiamo tenuto in campo. Tra l'altro abbiamo avuto, consentite una battuta, anche una fortuna, perché siccome è cambiato il governo ma il Presidente del Consiglio è sempre lo stesso, quando ci siamo incontrati gli abbiamo proprio detto: guardi che noi le richieste sono le stesse che le abbiamo fatto a luglio, non è che sono cambiate, quindi non è che gli spieghiamo di nuovo che cosa vogliamo, adesso è lei che ci dice cosa prende di quello che noi chiediamo, perché sennò le cose non tornano. E da questo punto di vista, sempre con molta onestà, dentro a questa legge di stabilità ci sono alcune cose che vanno nella direzione di quello che noi abbiamo chiesto, altre che non ci sono. Vogliamo che si aprano dei tavoli veri di trattativa per fare delle riforme, non solo con questa legge di stabilità ma anche con quelle che avvengono. Loro ci hanno detto che vogliono governare 3 anni, allora noi vogliamo già adesso sapere e avere la certezza che ci sono una serie di riforme che vengono realizzate. E gli abbiamo detto al governo: la storia dei due tempi a noi non piace. Siccome tante volte è avvenuto che cambiano i governi e ci spiegavano che il primo tempo era bisogna mettere a posto i conti perché c'è la crisi, e il secondo tempo era una volta che abbiamo messo a posto i conti poi vi diamo. Siccome noi il secondo tempo non ci siamo mai arrivati, non l'abbiamo mai visto, a questo punto basta la logica del primo e del secondo tempo, bisogna che fin dai primi provvedimenti ci siano anche delle risposte ai nostri problemi. Poi nessuno ha la bacchetta magica e nessuno pensa che in un colpo risolvi tutto, ma devi andare in questa direzione. Lo dico per fare un esempio: la questione del cuneo fiscale e della lotta fiscale, io la dico per come la penso. Siccome sono andato anche agli incontri precedenti e mi è capitato a luglio dello scorso anno, perché questo è un anno dove le cose cambiano molto velocemente, per 6 o 7 mesi nessuno ci ha mai filato, no? Noi protestavamo, poi tra luglio e agosto ogni giorno c'era un ministro che ti convocava, non so, forse era il caldo, non so cosa era successo, tu arrivavi in ufficio: oggi chi ci convoca? Perché lì hanno convocato tutti improvvisamente volevano parlare. Ma al di là delle battute, di che cosa si discuteva? E lo dico su un punto, sulla questione fiscale. Noi l'abbiamo sempre detto, noi abbiamo presentato una piattaforma sia al governo di prima che quello di adesso, è la stessa. E noi diciamo che bisogna ridurre le tasse al lavoro dipendente e ai pensionati, il tema di IRPEF, bisogna ragionare sulle detrazioni, e faccio un esempio molto concreto. A me non preoccupa se uno che prende 200.000 euro all'anno non può più detrarre le spese per la palestra, adesso la dico banalmente. A me interessa poter introdurre che allora i livelli anche di salario più bassi o di reddito più bassi possono detrarre anche spese che adesso non possono detrarre, dal meccanico all'idraulico a quello che ti pare, se voglio rendere trasparente delle cose e andare in una certa direzione. E abbiamo detto che volevamo una vera lotta all'evasione fiscale, perché un paese che ha 110 miliardi di evasione fiscale, e quando i lavoratori dipendenti e i pensionati sono quelli che pagano il 90% di IRPEF, vuol dire che noi, così la dico chiara, paghiamo le tasse, garantiamo i servizi anche a quelli che le vadano e che non le pagano. Quindi questa cosa va smessa. Io dico molto banalmente che col governo che c'era prima, io mi sono sentito dire che volevano fare la flat tax, mi sono sentito dire che volevano fare dei condoni, se vi ricordate parlavano addirittura di condonare anche quelli che avevano messo i soldi nelle cassette di sicurezza, non so se vi ricordate. Se c'è un elemento nuovo, che è quello che noi abbiamo chiesto, questo governo ci ha parlato di ridurre le tasse al lavoro dipendente e di fare una lotta all'evasione fiscale, e noi abbiamo detto: bene, adesso il problema non sono i titoli, è come lo fai. C'è un primo provvedimento che è stato detto: 3 miliardi per ridurre il cuneo sul lavoro dipendente. Lo dico in modo molto chiaro, noi abbiamo detto: ce ne voglia di più di 3,
Partiamo con tre. Allora dobbiamo fare una cosa. Intanto cominciare a dire che almeno fino a 35.000 euro, quindi allargo lo spettro, che oggi era i famosi 80 euro a 25-26.000, bisogna allargare lo spettro oggi almeno fino a 36. Abbiamo già detto che bisogna adesso scrivere che se sono 3 miliardi l'anno, debbono aumentare nell'anno successivo, almeno raddoppiare, e stiamo chiedendo che il terzo anno, se il governo dura e fa la lotta all'evasione fiscale, la parte di rientro dell'evasione fiscale deve aumentare ulteriormente anche il cuneo fiscale. E questa è una cosa che chiediamo, così come riteniamo poco quello che questo governo, pur riconoscendo che lo sta facendo, fa per combattere l'evasione fiscale. Bisogna fare ancora di più. E se vuoi davvero combattere l'evasione fiscale, ci sono tre cose immediate. Devi fare più assunzioni dentro le agenzie delle entrate, devi fare più assunzioni dentro la Guardia di Finanza e soprattutto devi fare una cosa. Nell'era digitale, perché siamo nell'era digitale, tu puoi tranquillamente cominciare a far dialogare le banche dati tra di loro. Oggi non lo sa Google. Google sa quello che ognuno di noi ha, non so se è chiaro. Non esiste mica più questa storia, sanno tutto. E se ci ragioni, combattere l'evasione fiscale attraverso un controllo reale dei dati, non abbiate paura, cioè perché uno dice ah, mi vengono a controllare. Il problema è che se uno c'ha qualcosa da nascondere c'ha da aver paura, ma se uno da nascondere non c'ha assolutamente, che paura deve avere? E da un certo punto di vista provate a pensarci alle dinamiche che stanno avvenendo e proviamo a ragionare su quello che sta succedendo. Le evasioni fiscali in alcuni casi oggi, certo che per me vale l'evasione piccola come l'evasione grande, ma se la ragioni un elemento di incrocio di dati di questa natura ti porta anche ad affrontare determinati temi. Ha un senso secondo voi che Amazon, Google e tutto il resto fanno un sacco di soldi e poi vanno a pagare le tasse nei paradisi fiscali e non le pagano nei paesi dove avvengono? Con la follia che se io sono dipendente di Amazon pago le tasse nel mio paese. E tu che usi e mi sfrutti il mio lavoro e che fai i guadagni non le paghi perché vai nei paradisi fiscali? Adesso la dico banalmente, è un tema che va affrontato, questo no, se la ricchezza la produce. Anche perché se noi vogliamo far ripartire questo paese, i soldi li dobbiamo andare a prendere dove sono. E combattere l'evasione fiscale oggi non è solo giusto perché ognuno deve pagare in base a quello che prende, a quello che ha, ma se noi vogliamo fare le scuole, gli ospedali, le ferrovie, se vogliamo far ripartire gli investimenti, abbiamo bisogno anche di intervenire in questa direzione. E badate che la possibilità di ridurre la tassazione passa anche attraverso il fatto che tutti le pagano le tasse, e questa per noi è una battaglia centrale. E noi stiamo chiedendo al nuovo governo, gli abbiamo chiesto un incontro unitario assieme e vogliamo essere convocati, che si aprono almeno 4 tavoli in cui si vada a discutere, a definire. Abbiamo detto che vogliamo anche dei tempi, non che si apra una trattativa che non sai quando finisce. No, se inizia una trattativa in pochi mesi deve concludersi, entro la primavera del prossimo anno si deve concludere. Dobbiamo sapere se portiamo a casa dei risultati o se non ne portiamo, e se non ne portiamo decidiamo di mettere in campo tutte le iniziative necessarie. Se le portiamo vuol dire che cambia il quadro. Una è la questione fiscale, che va anche alla rimodulazione dell'IVA, non abbiamo paura anche di questa cosa. Perché non è la stessa cosa se aumento l'IVA sui beni di lusso e l'abbasso sui beni di consumo generale. Rimodulare l'IVA vuole anche dire ragionare su chi vuoi far pagare e chi non vuoi far pagare. Chiaro come concetto? E da un certo punto di vista una vera lotta all'evasione fiscale vuol dire anche ripensare il nostro sistema e essere in grado di affrontarlo in una certa direzione. Ma poi c'è un altro tema che noi vogliamo aprire, che è la questione della revisione della Fornero. Qui hanno continuato a discutere di quota 100 sì, quota ci prendere in giro. Quota 100, e c'è gente che è potuta andarci e ci deve andare, però la vogliamo dire tutta? L'hanno fatta per 3 anni, finisce? E quota 100 aveva all'interno anche delle contraddizioni, no? Perché era quota 100 ma non era quota 100. Perché se io avevo 60 anni con 40 anni di contributi, col cavolo che vado in pensione. Perché ci vanno chi ne aveva 38 di contributi e 62. E ce la vogliamo dire, quota 100 ha riformato la Fornero? No, la Fornero c'è ancora e quota 100 tra 2 anni rischia di finire. Allora quello che noi abbiamo detto al governo è che noi vogliamo riformare le pensioni e vogliamo una revisione vera di quel sistema.
vuol dire dare le pensioni ai giovani, una pensione di garanzia, perché oggi un sistema puramente contributivo è una follia. Esiste in Cile, guardate cosa sta succedendo, in Cile hanno un sistema puramente contributivo. Se tu non affronti il problema di una solidarietà nel sistema non vai da nessuna parte. Hai il problema di riconoscere i bisogni che hanno le donne, le diversità anche di genere che esistono nell'essere uomo e nell'essere donna. Fare regole uguali è un errore e va cambiata. C'è bisogno di riconoscere davvero i lavori gravosi, bisogna introdurre una flessibilità d'uscita dove le persone a una certa età possono decidere di andare in pensione e bisogna fare una discussione che separi previdenza e assistenza. E dentro a questa anche un ragionamento che riguarda la rivalutazione delle pensioni. Noi questo tavolo lo vogliamo. E vogliamo anche che ci sia un tempo entro il quale si conclude, così come vogliamo fare una legge sulla non autosufficienza, così come vogliamo un tavolo che parli del rinnovo dei contratti e arrivi anche una legge sulla rappresentanza per affrontare questi temi, così come abbiamo chiesto di modificare la famosa norma dello sblocca cantieri, perché l'altra cosa che va cambiata è la legge sugli appalti. La logica che porta al massimo ribasso e che porta al subappalto è quello che non solo fa stare peggio le persone, ma ce la vogliamo dire com'è? Guardate che non è un caso che il più grande processo contro l'Andrangheta l'hanno fatto a Reggio Emilia, non l'hanno fatto a Reggio Calabria, l'hanno fatto a Reggio Emilia. E se ci pensiamo, quello che è avvenuto in questi anni è che molto spesso, proprio attraverso leggi del cavolo come hanno fatto sul sistema degli appalti, non solo tu hai ridotto i diritti di chi lavora, ma hai permesso alla malavita organizzata di controllare pezzi interi dell'economia reale. E se dopo 150 anni noi in Italia abbiamo ancora la mafia, l'Andrangheta e la Camorra, anzi, se ci pensiamo c'è un elemento di novità, l'unica cosa che ha unito il paese è che l'Andrangheta e la mafia sono in tutta Italia nello stesso modo, no? Le diversità rimangono, anzi sono aumentate, ma questo è avvenuto, se ce lo vogliamo dire, e anche perché c'è stata anche una connivenza e una collusione con la politica da tanti anni, se vogliamo dirci la verità di quello che sta succedendo. E se noi vogliamo cambiare davvero questo paese e rimettere al centro il lavoro, è chiaro allora che le leggi sbagliate che ci sono vanno cambiate. Questa questione degli appalti è un'altra di quelle cose centrali su cui dobbiamo agire, cambiando in questo caso anche il famoso decreto sicurezza che è stato fatto e cambiando anche altre cose. Allora, in questo senso, noi pensiamo che il governo deve aprire questi tavoli, lo giudichiamo rispetto a quello che fa e siamo anche pronti a mobilitarci quando ci sono cose che non funzionano, come sulle pensioni, la manifestazione che ci sarà il 16 novembre a Roma dei pensionati, come le manifestazioni decise oggi dai metalmeccanici, come se necessario altre iniziative che noi metteremo in campo, perché l'altro messaggio che vogliamo mandare è questo. Io credo che quest'anno CGIL e CISL e UIL hanno avuto la capacità non solo di tornare assieme in piazza, ma di mandare un messaggio molto chiaro anche alle persone. Il sindacato deve essere unitario e deve essere un sindacato autonomo dai partiti, dalle imprese, dai governi e dalle politiche in senso generale. Che non vuol dire essere indifferenti, vuol dire che noi dobbiamo rappresentare gli interessi delle persone, dobbiamo avere dei progetti, ci dobbiamo confrontare alla pari e giudichiamo i governi non per quello che dicono ma per quello che concretamente fanno. E noi vogliamo aprire davvero una fase nuova di battaglia. Poi certo, lo dico anche qui con correttezza e con onestà, noi abbiamo alcuni valori di fondo da cui non deroghiamo. La storia del movimento sindacale italiano, confederale, ma anche la storia della democrazia del nostro paese è fondata anche su alcuni valori. Se noi abbiamo una Costituzione, se noi siamo una Repubblica democratica, è perché quelli prima di noi hanno cacciato i fascisti e i nazisti e hanno conquistato la Resistenza e la Costituzione. E da questo punto di vista l'antifascismo e l'antirazzismo sono per noi valori fondamentali. Io trovo che sia uno scandalo quello che è successo ieri in Parlamento, dove in questo caso il centrodestra si è astenuto su una mozione che diceva cose molto precise nei confronti dell'antisemitismo. Ci siamo? Non si può cancellare la storia o rimuovere la storia. Quando si cancella la memoria si sta facendo un'operazione contro la democrazia e questo elemento noi lo dobbiamo dire con chiarezza. Non che mi vengano a raccontare che lo fanno per noi, no. E lo stanno facendo per mettere in discussione la democrazia che abbiamo costruito. E la democrazia, se vogliamo essere chiari, non si fonda sui fenomeni. Noi non abbiamo...
siccome molti addirittura sono arrivati a dire che ci vogliono i pieni poteri, bisogna preoccuparsi quando ci sono queste cose, perché i pieni poteri, per fortuna, quelli prima di noi hanno dovuto fare la guerra per cacciarli, quelli che avevano i pieni poteri. E un paese democratico deve fondarsi sulla partecipazione delle persone e sull'estensione della democrazia. Il nostro problema non è che c'è troppa democrazia, è che ce n'è troppo poca e che le persone partecipano poco, che hanno pochi spazi per poter partecipare, decidere, essere loro che in prima persona intervengono e controllano quello che sta facendo. E io credo che la nostra funzione sindacale debba essere questa, e l'importanza anche di una giornata come questa, che mette assieme lo sciopero e la mobilitazione e che tenta di unire anche il paese, a questa caratteristica. E in questa fase io credo che la funzione fondamentale di un'azione sindacale unitaria e confederale sia proprio quello di provare a unire tutto quello che dall'altra parte viene diviso, ed in particolare di unire il mondo del lavoro e i diritti nel mondo del lavoro. E questo è il cambiamento che vogliamo realizzare in questo paese, perché il tema è rimettere al centro il lavoro e i diritti. E c'è un elemento di fondo che fa una differenza: una democrazia funziona quando una persona lavorando può vivere dignitosamente. Quando, come succede adesso, il lavoro è precario o addirittura lavori e sei povero, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona e che devi cambiare. E credo che questo sia il nostro obiettivo fondamentale. Grazie a tutti voi e grazie della presenza. Grazie Maurizio.